Si pone ora il tema del raddoppio del binario tra Potenza ed Avigliano Scalo, forse uno dei tratti più anomali e pericolosi dell'intera rete nazionale. Non solo binario unico, ma anche binario con tre rotaie e due diversi scartamenti. Lo ha detto il consigliere regionale del Partito Democratico, Vito Sant'Arsiero, a margine della inaugurazione del sottopasso FAL di via Angilla Vecchia a Potenza. La disponibilità offerta dal presidente Pittella e dall'assessore Benedetto ad un sopralluogo da me richiesto sul tratto, unitamente ai presidenti Colamussi e Mollica, ha concluso Sant'Arsiero, ci mette nelle condizioni di poter affrontare rapidamente la questione con i massimi vertici istituzionali. Quanto al nuovo sottopasso delle FAL, Sant'Arsiero giudica tale opera importante per la città capoluogo e ritiene che occorre ora guardare oltre per il più ampio servizio ferroviario metropolitano dell'Interland potentino.